La psicologia è la scienza che studia lo stato mentale dell'individuo, che comprende lo stato emotivo, cognitivo, sociale e comportamentale correlato al conscio e l'inconscio. Essa studia la personalità, i processi mentali che portano l'individuo al suo comportamento. La personalità si definisce come un insieme di atteggiamenti, modelli emotivi che crescono con il vissuto dell'uomo e che lo portano a comportarsi con l'ambiente circostante in un determinato modo. L'ausilio psicologico può rivelarsi molto benefico per il proprio evolversi del percorso di vita. Per questo è molto importante liberarsi da eventuali stereotipi o pregiudizi che impongono l'imbarazzo per chi decide di rivolgersi ad uno psicologo, togliendo la convinzione errata che sia il punto d'arrivo di matti o diversi. La psicologia si differenzia dalla psichiatria per il percorso di studi, in quanto la psichiatria fa parte delle branche della medicina, quindi si focalizza anche sull'intervento farmacologico dei disturbi. Per intraprendere la professione di psicologo, si consegue la laurea in psicologia. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo 2 secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Ci si può rivolgere ad uno psicologo, ogni volta che si avverte un disagio interiore, nella vita di tutti i giorni in relazione all'ambiente esterno. Dallo psicologo è possibile essere aiutati nel raggiungere obiettivi importanti, che portano a migliorare in prima istanza la propria vita e di conseguenza la relazione dell'individuo con gli altri. Recarsi dallo psicologo significa prendersi cura della propria salute mentale e quindi anche fisica. In sintesi, le principali condizioni per ricercare l'aiuto di uno psicologo sono: superamento di un trauma o di un forte dolore interiore, esigenza di essere ascoltati e compresi, superare pregiudizi, convinzioni errate, imbarazzo o sfiducia, liberarsi di stress e ansia, ritrovare la propria autostima, migliorare il proprio carattere, superare dipendenze. I sintomi di un disagio psicologico possono essere avvertiti dal soggetto interessato o notato da persone che gli stanno intorno, che eventualmente possono aiutarlo o indirizzarlo verso l'ausilio psicologico. I principali sintomi possono essere: sbalzi d'umore, irritabilità nei confronti degli altri, depressione, ansia e insonnia, paure che non passano. Stai cercando lo psicologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Human Innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitarie e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di Human Innovation. Se sei un dottore specializzato, puoi partecipare al nostro progetto. Vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!